Oh, allora, abbiamo appena visto un collage di video del Biden, Biden, hai visto bellino? Allora, in primo luogo c'è il Biden praticamente che dice praticamente che il marito della First Lady ha appena beccato il Covid. Cioè, ma il marito della First Lady è lui, sì. Allora, poi c'è un altro, aspetta, che non mi ricordo bene, aiutami, cioè quelli che fanno, vabbè, quelli più clamorosi sono quelli che si gira per dare la mano a Ah, e non c'è qualcuno, non c'è nessuno. nessuno, per ben due volte. Poi c'è quello che scivola Le dalla scalette scala, dell'aereo. scivola per ben due volte scivola. La seconda si sdraia a fondo. Non ce la faccio. Poi ce n'è un altro che lei è una specie di galà di ricevimento, no? Sì, Con il un parto, fotomontaggio sì. di John Travolta, Davvero. sì, che si gira intorno, cerca qualcuno, non lo trova. Allora c'è lì appare John Travolta, no? Che appunto fa dei versi strani, no? Come a dire che tu stai cercando, sono qui, sono qui. Poi non mi ricordo se ce n'è altri. Va il coniglione. Dai, coniglione, cioè, il famoso coniglione, lei praticamente dice, è praticamente al ricevimento di Pasqua, no? Sì. Perché Pasqua praticamente lui esce fuori lì nel giardino, immagino fosse alla Casa Bianca, no? La Casa Bianca esce fuori, c'è il pubblico che lo saluta, no? Poi a un certo punto arriva questo coniglione e lo porta via perché hanno paura, faccio un'altra gaffa, no? Cioè che becchi un'altra cantonata, allora dice prima di farlo scantonare, dice vabbè, leviamolo di qui. No, io, cioè, non lo so, ma Dio, ma che lo fa apposta o l'è veramente così, secondo te? Sembra veramente naturale. Naif, proprio, È proprio naif, naif. naif lui, ultra naif. Spontaneo proprio, ultra naif, cioè più naif di noi, no? Ora vedere che al prossimo video ci cita. Ora ci cita, dice io piglio spunto da questi due, che fanno praticamente video da Flores Italy, va bene. No, io a questo punto vorrei capire, cioè, lanciamo un sondaggio, quale di questi video sui Biden voi preferite, no? Perché. Ah, poi c'è anche quello che si addormenta Già, durante una conferenza, non so quale, no? Mi pare ci abbia la mascherina anche, si addormenta lì, bello, soporifero, si assopisce, no? Proprio, insieme a un altro politico si addormenta, scusate. Sì, e quello mi ricorda anche Ronald Reagan, no? Ronald Reagan era uso addormentarsi durante, diciamo, le riunioni di gabinetto, no? Di gabinetto, si dice così, di gabinetto, ecco. Chissà perché si dice le riunioni di gabinetto, eh? Forse perché questa gente fa proprio ahare. Vabbè, allora lanciamo questo sondaggio. Quale video, quale di queste scenette di Biden voi preferite? Io e la dello scaletto. Io voglio dire la verità, quella delle, come l'ha detto Trump, aspetta, dice abbiamo un presidente che dice stringe la mano all'aria, dice, no, ecco, quella lì mi ha suicida e non c'è nessuno. Si gira per stringere la mano, non c'è nessuno. Dov'è il figlio? Vabbè, insomma, basta, io direi, se detto anche io, ecco. Voglio finire dicendo che ieri ho visto questo video che ho trovato su Twitter, no? E vorrei farci anche un montaggio, vediamo se mi riesce, no? Lo allego, lo appiccico a questo video che stiamo girando ora. Ma lo sai, questo video che ho trovato su Twitter, quando l'ho visto, non riuscii a smettere di ridere. Cioè, Credo. come?
Ma io dico, ma io voglio dire, ma ho americani, ma chi cacchio aveva detto? Cioè, ma come ha fatto questo di arrivare alla Casa Bianca? Me lo spieghi, cioè. Ma cioè, a noi si ride, ma questo c'ha le valigette coi codici atomici, eh. Cioè, proprio ora, dice, proprio nel momento buono, voglio dire, è per. Se si sbaglia. Cioè, ma che. No, è proprio per quelli il coniglione l'ha portato via, no? Diceva, mettegli neanche altri due o tre di conigli lì, guarda, perché sennò. Ma conigli, dice conigli c'hanno, sono fifoni, no? Ecco, invece conigli metteci, non lo so, dei leoni. Vabbè, via. Basta, rimarrà un mistero come Biden sia riuscito a arrivare alla Casa Bianca, eh? O forse no. Magari c'aveva Trump quando diceva che l'elezione le era stata truccata, eh? Era stata truccata, ecco. Va bene. Non è stato eletto un presidente americano, ma è stato eletto un rimbambito. Anzi, un rimbambiden, come l'hanno chiamato, lo sapevi? No. Ecco, vabbè, rimbambito, insomma, un Biden sempre più sgangherato, direi, no? Che fa acqua da tutte le parti, sto Biden. Perde da tutte le parti. Perdi. C'è un allagamento continuo, vabbè, vabbè. Vabbè, allora, basta, se non c'è altro da dire, io direi, finiamo qui il dramma, eh? Interrompiamo qui il dramma, insomma. Pensate che i repubblicani, secondo l'ultimo sondaggio, hanno 12 o 13 punti di vantaggio sui democratici, sondaggi su elezioni e si terranno a novembre, va bene? Ecco. Ci Vai, credo. l'ultimo sondaggio, sì, 12 o 13 punti. A presto su questi schermi, sempre più irriverenti, sempre più impertinenti e sempre più. Naif. Ma no, in quel modo, naive, se È no allora. troppo. Basta, ne posso più. Ne posso più. I may be Irish, but I'm not stupid. I married Dominic Giacoppa's daughter. But there's been a little change in the arrangement of who's on the stage because of the first lady's husband contracting COVID. But look at this room and what you see. Pardon? That's right. She's fine. It's me. That's not together. The second lady, the first gentleman. How about that? For God's sake, this man cannot remain in power. So much experience. You are the leader of this country. Because it's ridiculous. Nobody believes we're going to take down. I was talking about taking down Putin. Nobody believes that. America. God bless you all. Drives and